è tutta sporca la città, specialmente qua, dovrebbe essere la cosa più pulita. Noi non possiamo lavorare con questa immondizia, non è che può andare avanti così, che tutti buttano l'immondizia e le persone si lamentano la sera che sono messe qua. E se così andiamo avanti possiamo perdere pure il posto di lavoro, perché il titolare può dire non si lavora più come prima e andiamo indietro. Lo sciopero che fanno pure loro. Spero che cambi, però è da tempo che spero che cambi la situazione, quindi non si sa veramente se cambia. Noi cerchiamo di andare avanti, noi qui puliamo, anche noi stessi puliamo tutto qui attorno, sopra i marciapiedi, sotto i marciapiedi, anche per le persone, ma non si può più. Paghiamo la tassa all'immondizia, paghiamo il suolo pubblico, paghiamo tutto, ma non fanno nulla loro. Noi paghiamo, ma loro non fanno nulla. Ma non è solo qua, in tutti i posti, anche dove sto io, vicino a casa mia. Sta finendo tipo Napoli praticamente. La soluzione si doveva trovare molto tempo prima. Adesso siamo anche in forte ritardo praticamente. Quindi si doveva pensare prima a dare una giusta soluzione attraverso, per esempio, i termovalorizzatori. Ma un problema economico che, dico, non è un problema dei cittadini, è un problema dell'amministrazione comunale. Come amministrano tutto questo? Io pago la tassa dei rifiuti, quindi spero di avere un servizio, è quello che non so. Cioè, se i poveretti lavorano, hanno bisogno loro pure lo stipendio. Alla fine non capisco come si girano le cose. E noi paghiamo tutto e che i servizi mancano qua. La spazzatura la paghiamo la più cara d'Italia, ma siamo sempre punti e da capo. Io mi lamento perché è una porcheria con la spazzatura in mezzo ai piedi. Però bisogna vedere come trattano gli operai per non venire a lavorare. C'è quello che c'è, mi sono spiegato. Le persone che scendono sentono un odore che fa schifo. Immondizia da sabato, domenica, lunedì. Ma basta che paghiamo le tasse. E il servizio dov'è? Io la scendo la mattina la bambina per andare alla scuola e mi spavento a farla scendere, prende qualche infezione, qualche cosa.